Glop presenta Tre Pizza. Tre Pizza è un gioco di carte da 2 a 6 giocatori. Il gioco consiste in un mazzo da 77 carte. Carte pizza. Carte speciali. L'obiettivo del gioco è esaurire le carte. La prima persona a riuscirci otterrà la vittoria. Preparazione. Togli la carta cliente arrabbiato insieme a 3 carte a caso. Mettile da parte. Mescola il resto del mazzo e distribuisci 5 carte a ogni giocatore. Metti il mazzo al centro del tavolo e pesca la prima carta per iniziare la partita. Nota, se esce una carta speciale, rimettila nel mazzo e pescane un'altra. Mescola la carta cliente arrabbiato con le 3 carte che hai messo da parte e mettile sopra il mazzo sul tavolo. In questo modo, il cliente arrabbiato sarà sempre presente durante la partita. Le carte pizza si mettono in una pila e le carte speciali in un'altra. Si gioca a turni. Il giocatore più grande inizia. Il tuo turno. Gioca una carta pizza che abbia la stessa forma o lo stesso colore della carta al centro del tavolo. Puoi tirare qualsiasi pizza quadrata o qualsiasi pizza di colore rosso. In questo esempio, tiriamo una pizza quadrata. Quando giochi la tua carta, urla ad alta voce forma o colore. Dopo aver giocato la tua carta e gridato forma o colore, gli altri giocatori devono essere pronti. Se urli forma, il giocatore più veloce, escluso te, può giocare una pizza con la stessa forma e metterla sopra la tua. Se urli colore, il giocatore più veloce può giocare una pizza con lo stesso colore e metterla sopra la tua. Solo un giocatore può farlo, e deve essere il più veloce, ma il turno rimane comunque il tuo. Puoi continuare a giocare carte che corrispondano per forma o colore con l'ultima carta giocata, gridando nuovamente forma o colore ogni volta che giochi una carta. Quando non puoi, o non vuoi, giocare altre carte, pesca una carta dal mazzo e passa il turno al giocatore alla tua destra. Note! Se giochi una carta che non corrisponde a quello che ha gridato il giocatore, forma o colore, devi pescare 3 carte. Carte speciali. Cliente arrabbiato. Non puoi vincere se hai questa carta, quindi cerca di passarla a un altro giocatore. Più avanti ti spieghiamo come. Pizza bianca. La carta pizza bianca funziona come le altre pizze, ma quando giochi questa carta, sia durante il tuo turno sia nel turno di un altro giocatore, se hai la carta cliente arrabbiato, puoi darla a un giocatore a tua scelta. Le seguenti carte si scartano nell'apposita pila di scarto di carte speciali. Extra colore, puoi giocare questa carta. Se il colore coincide con la pizza al centro del tavolo. Se l'altro giocatore grida colore, il colore della tua carta corrisponde e sei il più veloce. In entrambi i casi, devi gridare extra colore. Gli altri giocatori devono rapidamente giocare una pizza dello stesso colore nella pila di scarto speciale. L'ultimo giocatore a mettere la carta e il giocatore che non ha una carta dello stesso colore devono pescare 3 carte. Tutte le carte giocate vengono scartate nella pila di scarto speciale. Il turno continua con il giocatore che stava giocando. Rotazione carte. Puoi usarla solo durante il tuo turno. Tutti i giocatori devono passare le loro carte al giocatore alla loro destra o alla loro sinistra. Scegli tu la direzione della rotazione. Dopo aver usato questa carta, il tuo turno continua. Duello. Puoi usarla solo durante il tuo turno. Tutti i giocatori scelgono una carta di pizza dalla loro mano e la mettono a faccia in giù. Al 3, dovete mostrare le carte. Solo i giocatori che abbiano una carta con la stessa forma o colore della tua pizza possono scartarla nella pila degli scarti speciali. Gli altri devono pescare 3 carte dal mazzo. Tu scarterai sempre la tua carta, anche se nessuno coincide con te. Se un giocatore non ha una carta di pizza, deve pescare 3 carte dal mazzo. Dopo il duello, il tuo turno continua. Spia. Puoi usarla solo durante il tuo turno. Scegli un giocatore e guarda le sue carte. Dopo aver usato questa carta, il tuo turno continua. Una volta esaurite le carte dal mazzo, mescola bene solo la pila di scarto e continuate a giocare. Ricorda, la prima persona a esaurire le carte si aggiudicherà la vittoria.